Cosa facciamo? Le polpettine! Le polpette! Allora, queste sono le polpettine che si mangiano qui a Milano. Sì! Quindi fatte con la carne già cotta. Allora, cosa ci serve per fare le polpettine? Allora, la carne che abbiamo già cotto. Noi abbiamo preso un pezzo di carne per spezzatino, l'abbiamo tagliata a pezzettini e l'abbiamo fatto rosolare, l'abbiamo fatto cuocere. Poi ci serve un pan grattato, una patata, un uovo e il parmigiano. E un po' di bologna. Il pan grattato ci serve dopo. Allora, prima cosa che dobbiamo fare è tritare la nostra carnina, vero Giulia? Sì. Quindi la mettiamo dentro al frullino e la frulliamo tutta. Dammi qua. Ecco qua, quindi adesso frulliamo la nostra carnina. Copriti le orecchie. Fa tipo il tonno. Esatto, sembra un tonno. Un po' sembra il tonno. Sembra tonno? Ecco qua. Adesso ci mettiamo dentro anche la bolognetta. È buonissimo. O mortadella. È buona? È troppo buona, l'ho presa mangiata prima. L'hai mangiata prima? Sì. Ma tutta? Vuoi un po'? No. Sicura? Sì. Pezzettino? Va bene. No. Ah. È buona? Buonissima. Ok. Frulliamo. Dobbiamo ogni tanto togliere dalla parete del frullatore le cose, perché almeno con il mio frullatore si attaccano sempre. Mescoliamo con il cucchiaio. Adesso facciamo qua un girettino. Fa rumore. Ok, a Giulia dà fastidio il rumore, vero amore? Sì, come la mia amica Agatha. Agatha. Bene. Allora, facciamo. Ecco qua, praticamente viene tutto sminuzzato. È tonno. Non è tonno. Adesso dobbiamo mettere la patata. Allora, abbiamo fatto lessare la patata prima, eccola qua. La tagliamo e la schiacciamo e la mettiamo dentro al nostro impasto qua. Siccome non è proprio cotta, che si spappola, io gli do un colpettino di coccolatore. Giulia, copriti le orecchie, eh? Ecco fatto. In un secondo è pronta. Hai visto? Che hai messo veramente poco. Sì. Adesso mettiamo qua. Mescoliamo. Ok. Adesso andiamo
dici? Da grande voglio fare? Da grande voglio fare la maestra dell'asilo nido. La maestra dell'asilo nido. Poveri bambini! Aggiungiamo un po' di formaggio e grana, l'ho grattugiato. Qui andate, come avete visto, è tutto a caso. Vero Giulia? È tutto a caso. Lo fai come i gatti? Sì. Mi vuoi bene? Allora, adesso mescoliamo bene e poi vi facciamo vedere com'è venuto. Allora, mescoliamo bene, è un po' asciuttino e quindi aggiungiamo un altro uovo. Ecco qua, ci siamo Giulì, ci siamo. Finalmente! Ho fame! Ho fame! Ma queste non sono per te. E di che sono? Sono per il vicino di casa. Covid. Ma non vogliamo darle al vicino. Oh, mannaggia. Diamo sto... Allora, se ce l'avete, potete aggiungere anche un po' di prezzemolo. Prezzemolo e anche un po' di aglio, prezzemolo e aglio. Noi non lo mettiamo perché non ce l'abbiamo, il prezzemolo. Impastiamo un po' anche con le mani. Deve venire proprio un bel impasto, Aggiungiamo ancora un po' di formaggio. Allora, a te piacciono le polpette? Sì. Ma le polpette della mamma le hai mai mangiate? No. No. Ho mangiato le polpette? Della nonna Lella, wow. Della nonna Lucia. Ah, e quelle sono buone, eh. Vediamo se queste sono buone uguali. Piuttosto quelle della Lella e quella della Lucia sono un po' più diverse. Sono diverse? Sì. Questa è la ricetta della nonna Pinuccia, che sarebbe la mia mamma. Perché la nonna Pinuccia ci mette dentro... Cosa ci mette dentro la nonna Pinuccia? Ci mette la mortadella, invece la nonna Lella che le fa più leggere non ce la mette la mortadella e quindi quelle della nonna Lella sono un po' diverse rispetto a quelle della nonna Nuccia, ma sono tutte e due buonissime, quindi se volete potete anche non mettere la mortadella. Bene, adesso siamo pronti per fare le palline, giusto Giulì? Sì! Ok, adesso vi facciamo vedere come si fa. Allora, per fare le polpettine si fa così, Giulì, ti faccio vedere. Si fa una pallina, poi si possono fare più grandi o più piccine, dipende un po' dai gusti, io le faccio più o meno di questa misura qua. Dopo che hai fatto la pallina la schiacci un pochino e la fai girare nel... Pan grattato. Lo voglio fare io. Dai, fallo tu, forza. Vai. Fai una pallina. Così. Ok. Urca, che polpettona che fai. Ok. Schiacciala bene. Brava. E poi la passi qui. Zacchete. Oh, sei bravissima, Giulietta. Ma che brava, io me ne vado, lascio fare tutto a te. Tutto? Vai, forza. E va bene. Giulia a Masterchef. È un po' grandina quella lì, falla un po' più piccina. Va bene, fai meno una pallina. Vai. Ah, sono giusto le 7 di sera, quindi stasera si mangiano le polpette! Esatto! Vai, brava! Dai, dai, che tempo scade! Veloce, veloce, veloce! Veloce, veloce, veloce! Ma non è vero! Polpette!
farli troppo grossi, che sennò... Così. Oh, queste polpette, come le chiamiamo? Le polpette di? Dello chef Giulia. Dello chef Giulia. Brava. Mi sembra un ottimo nome. Hai visto? Sembrava poco l'impasto, invece guarda quante ne sono venute. Tantissime. Ma quante le mangi tu? 8. Ma che cicciona! Ma non è vero, non ne mangio soltanto 3. Infatti. Bravissima, lì. E le nostre polpettine sono pronte per essere cotte. Adesso puliamo tutto e poi vi facciamo vedere come le cuociamo. E come sono venute? E come sono? Saranno buone? Super buone! Super buone! Ok, a dopo! Ciao! Ciao! Ok, siamo pronti per cuocere le nostre polpettine. Adesso ho messo una pentola sul fuoco a scaldare, ho messo un po' di olio. Io faccio un mix tra l'olio extravergine di oliva e l'olio di semi, perché così sono un po' più leggere. Quando l'olio è ben caldo, le mettiamo dentro le polpettine a cuocere. Allora, per vedere se l'olio è caldo basta mettere un po' di pangrattato. Se fa le bollicine così vuol dire che è pronto. Quindi adesso siamo pronti a cuocere le prime polpettine. Ecco, siamo pronti per girare le nostre polpettine. Che profumino! La Giulia si sente ma non si vede. Dove sei? Ehi, sono qui! Guarda, Giulia. Che bontà! C'è un profumino. Che profumo. Sì. Allora, poi una volta che sono pronte le mettiamo su un piatto con dello Scottex per farle asciugare bene, assorbire tutto l'olietto. Devi spegnere il fuoco, così non ti scotto. Ancora un pochino, amore. Deve fare bella la crosticina sotto. Ci siamo quasi. Che bontà! Adesso aspetta un attimo ad assaggiarle, Ma no, non voglio assaggiarle. Oh no, proprio per niente. Le voglio assaggiare quando siamo a tavola. Ok, brava Giulia. Sono
ne abbiamo fatte tantissime. Ecco, allora abbiamo cambiato l'olio. Adesso facciamo le altre. E facciamo le altre. Queste qui le copriamo così si assorbe bene l'olio. Ok. Ecco che sono pronte da girare. Che profumo! Ecco qui, le nostre polpettine sono pronte. Super pronte! Adesso le mettiamo come prima sul piattino e poi con lo scottex. E poi lì. Dove ci sono le altre? Le asciughiamo bene. E poi vi facciamo vedere come sono venute. Saranno troppo buone. Troppo buone. Magari sono orrende. Non è vero! No. Stai scherzando? Qui. Ecco le nostre polpettine. Eccole qua le nostre polpettine. Sembrano buone, cosa dici? Adesso assaggiamo. Adesso la Giulia l'assaggia. Vai, assaggia. Vediamo com'è. È buona. È buona, amore? Oui. Assaggio anch'io. Buone polpette a tutti! Ciao! Ciao ciao! La Giulia sta mangiando!